under 21 impiegati in campo, quindi li facciamo giocare poco i giovani. E invece in Serie B fortunatamente ci sono esempi come il Pescara, lo stesso Perugia con Bisoli che ha fatto giocare 2,97, però il Pescara ha Mandragora che è un titolare 97, poi Verre, Benali che è un altro signor giocatore, Torreira, Caprari comunque ancora giovane. Insomma è una squadra che punta sulla spensieratezza dei suoi puledri di razza e quindi bravo Odd a farli giocare tutti insieme contemporaneamente. Anche sul talento, Gianluca, cioè non è solo una questione, è sicuramente una questione d'età, sottoscrivo il tuo discorso, ma anche sul talento. Cioè noi in Italia siamo troppo abituati a vedere allenatori che tengono con le briglie i giocatori in campo, cioè nel senso che la prestazione perfetta è la prestazione tatticamente perfetta. Qui ci sono degli errori, dicevamo, è una squadra perfetta a Pescara, no. Degli errori li fanno, ma da un punto di vista dell'espressione del talento io credo che in Serie B non ce ne sia una che lascia liberi i giocatori di dar vita al loro valore come il Pescara. È una squadra giovane, quanto può ancora crescere secondo te, Luca? Può crescere tanto per l'età, può crescere tanto soprattutto per quello che dicevo io, perché comunque prendendo, diciamo, migliorando negli automatismi anche certe imperfezioni, certi errori, certe disposizioni sbagliate in alcune situazioni tattiche verranno a diminuire. Odd avrà più tempo di agire anche su quelle. Luca, hai scelto anche delle molto. Situazioni particolari, vero, da analizzare insieme sulla partita di ieri? Ma a me quello che piace del Pescara è la grande velocità nello sviluppo delle azioni offensive, soprattutto la voglia di smarcarsi. Guarda, qui c'è sempre un giocatore che attacca la profondità, la difesa avversaria, anche a rischio di finire fuori gioco, ma non rischia perché poi ne arriva sempre un altro da dietro. Questa è un'azione che avremmo visto 20 volte dall'inizio del campionato. Perché comunque questa capacità di smarcarsi in tanti dà sempre al possessore di palla più scelte. Se la Padula finisce in fuorigioco c'è Caprari che arriva da dietro, se Caprari è più avanti e magari è marcato c'è Benali che fa il movimento simile che in quel momento mette in grande difficoltà la difesa avversaria. Torniamo adesso a Vicenza perché è pronto Pasquale Marini.